cose belle delle moto è che sono relativamente semplici, al contrario della Formula 1, dove non sappiamo mai cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, per DRS, centraline, ingegneri che dal box comandano la potenza del motore e via dicendo. Ma parlando di noi amanti delle due ruote, per entrare nel vivo dei video di quest'anno del Mondiale Moto E, per far sì che capiate tutti i segreti e di tutte le cose che parliamo durante i video, quelle due o tre cosine ve le devo spiegare, ve le devo dire. Quindi, prima di iniziare a farvi vedere tutto, ecco a voi la regina nuda. Questa Moto E è un concentrato di tecnologia, ma partiamo dalla plancia di comando, cioè quello che il pilota vede mentre è in sella e sta guidando, e soprattutto quello che può fare con tutte le rotelline e i pulsanti che vedete. Rispetto alla V4R abbiamo molte meno regolazioni ed è giusto che sia così su una moto racing da utilizzo solo pista. Addirittura qui stiamo parlando di un prototipo. Le mappe da shoot e da bagnato si switchano in questo modo. Con un click lungo sul pulsante giallo, come vedete, esce la gocciolina, quindi vuol dire che siamo in mappa wet, e ritorniamo sulla mappa d'asciutto. Il pilota può scegliere tra tre differenti livelli di intervento: di traction, di risposta del gas e di freno motore, che sono appunto indicati con la lettera A, B e C. A ovviamente è l'impostazione più libera, C è l'impostazione più trattenuta, conservativa. Queste impostazioni si possono cambiare con il manettino che avete appena visto, e soprattutto è molto facile perché i colori dei pulsanti si matchano, se così vogliamo dire, con i colori che troviamo sul cruscotto. Quindi rosso per il traction, verde per engine brake, freno motore, scusate, non diciamo le robe in inglese, e giallo per la risposta del gas. A parte gli altri due, che sono quello blu, che è per azionare il launch control che avete visto nel video di Erez. Ok, tasto blu, launch mode, ti dà un pochino di watt. Porca puttana! È folle! E quello bianco che sarebbe il pit limiter per non superare i 60 km orari in pit lane. Qui a sinistra abbiamo la leva freno posteriore, invisibile, sì, perché oggi l'ho usata ma me l'hanno già tolta, quindi purtroppo è andata così. Ma è una roba molto interessante perché possiamo averla sia al manubrio sia anche a pedale. Ma non è come tutti gli altri freni posteriori, perché è elettronico. Anche quello non ha il disco posteriore, non ci credete? Non c'è, perché appunto funziona tramite una cella di carico. Quando si va a schiacciare o premere la leva, questo sensore recepisce quanta pressione diamo e manda segnale alla centralina per far sì di frenare un po' di più o meno il motore con una coppia motrice inversa. Tornando un attimo da questa parte, proviamo questa rotellina che molti di voi conosceranno, per i più esperti diciamo, che non è altro che il remote adjuster, cioè ci permette di mettere a posto la leva del freno per allontanarla o avvicinarla al nostro dito per avere una frenata sempre perfetta. Guardate, zac, così si avvicina, così si allontana, in modo da avere la distanza sempre perfetta quando l'impianto si scalda e quindi magari diventa un po' spugnoso e tutte quelle robe lì. Tornando all'insieme, parliamo un po' di dati tecnici tra la vecchia generazione e la nuova generazione di Moto E. Il peso è passato da 250 kg a 225 di questa nuova Ducati. I cavalli sono leggermente diminuiti, ne abbiamo 150 al posto che 160, e il motore, udite udite, gira a 18.000 giri. Questo è il motivo per il quale quando passano sentite tipo il rumore di un jet al decollo praticamente. Ma una differenza sostanziale, soprattutto fondamentale per mantenere sempre le prestazioni livellate durante tutto il turno, è l'aggiunta del raffreddamento a liquido. Eh sì, moto elettrica con raffreddamento a liquido. Qui sotto potete vedere un simile radiatore acqua e un simile radiatore olio, ma passa sempre liquido refrigerante. No, scusate, acqua, perché appunto in pista, lo sapete, si può solo utilizzare acqua. Qui abbiamo l'aggancio che va nel pacco batteria e quindi l'acqua va a raffreddare
tutte le celle fino all'interno per fare in modo, come abbiamo appena detto, di mantenere sempre la prestazione costante e oltretutto la possibilità di ricaricare subito la moto appena si ritorna al box. Questo è molto importante perché con la generazione precedente erano raffreddate ad aria e bisognava aspettare molto tempo prima di poterle ricaricare. Sapete cosa succede a una moto elettrica se è bollente e voi volete ricaricarla lo stesso? Oltre al pacco batteria, i radiatori raffreddano anche l'inverter che è qui sotto la sella. Abbiate pazienza, all'inverter ci arriviamo fra un attimo. Sempre per evitare che qualcuno faccia la fine di Capitan Findus in padella, abbiamo le luci di sicurezza. Quando ad esempio uno si schianta, cade, i marshal prima di raccogliere la moto devono fare molta attenzione a questo, perché se la luce è verde si può raccogliere, se la luce è rossa non toccare, perché sennò appunto si rimane lì belli cotti a puntino. Ma torniamo a quello che stavamo dicendo prima, l'inverter. Che minchia è l'inverter? Per farla semplicissima, parole molto sintetiche, non è altro che uno strumento che si frappone tra il pacco batteria e il motore e ci permette di ricevere la corrente continua da appunto alle batterie e la fa diventare alternata mandandola al motore. La centralina richiede un tot di potenza all'inverter per far sì di accelerare, quindi di eseguire quello che fa il pilota. Quando apre la manopola viene richiesta potenza, l'inverter appunto rilascia la quantità richiesta di gas, cioè così possiamo chiamare. Adesso passiamo a una delle cose più belle secondo me di questa Ducati, la ciclistica. Ebbene sì, all'anteriore, come si può vedere, abbiamo delle Ohlins NX 30 con 125 mm di corsa e al posteriore un TTX con 65 mm di corsa. Andiamo alla parte succulenta. Come vedete abbiamo la zona anteriore con il classico telaietto anteriore di Ducati che racchiude un po' tutta la zona canotto e via dicendo, che si aggancia al guscio del pacco batterie che diventa elemento portante e quindi una sorta di telaio, se così vogliamo dire. Qui abbiamo i due attacchi dove si aggancia il telaietto anteriore, pacco batterie, elemento stressato della ciclistica ovviamente, e arriviamo qua dove abbiamo un punto di attacco sul motore e un altro punto di attacco sempre sul pacco batterie e infine ovviamente il bellissimo forcellone bibraccio. Anche questo è molto caratteristico perché Ducati, come sapete, è sempre puntata sul monobraccio e qui ha voluto fare un esperimento e andare sul bibraccio. Altra cosa fighissima che è incastonata qua dentro è il motore marchiato Ducati. Solo 19 kg, solo a vederlo, bello, cioè non si può dire altro, guardate che roba, è carbonio, alluminio, tutto fuso insieme, è uno spettacolo. E sempre parlando di carbonio, alluminio, vi dicendo, per farvi capire quanto si è cercato proprio il massimo per farla il più leggero possibile, ovviamente questo è tutto un elemento unico, non c'è un telaietto al suo interno, è un codone portante, tutto interamente in carbonio. Sentite che bel rumore che fa. Quando si striscia fa un altro rumore, molto più brutto, però quando è sui cavalletti è bello. E sempre perché stiamo ancora parlando di carbonio, voglio farvi vedere le carene perché sono incredibili. Adesso sono smontate. Cover serbatoio, fianchetto laterale. Mi hanno detto quanto vengono queste carene e la ditta demolizioni è molto contenta di saperlo perché potrebbe fatturare veramente tanto, ma forse anche troppo, quindi meglio di no, lasciamole giù. E questo è il cupolino, mai veramente sentito roba del genere, o meglio, siamo al mondiale quindi è anche abbastanza normale, però mi ci devo ancora abituare, diciamo. Bene, questo viaggio all'interno dei segreti della Ducati Moto E è finito. Se avete qualche altra curiosità scrivetela qui sotto, cercherò di rispondervi. Che dire, il mio bomber qua dietro è colpa sua se il video di Catalunya non esce, quindi prendetevela con lui, io non c'entro niente. Come al solito ragazzi, gas e ci vediamo al prossimo video.